Buongiorno a tutti. Allora, io, come diceva poco fa Enzo, entro nel merito di una progettazione che vorrei proporre a una mia classe, alla mia futura classe quarta. Vorrei precisare che assumo e condivido le cose che hanno detto in pomeriggio le relatrici, in particolare quelle che riguardano il senso e la dinamica della progettazione, sia per quanto riguarda l'insegnamento, sia per quanto riguarda l'apprendimento. Detto ciò, entro subito nel merito. La progettazione, i titoli che io darei all'unità di apprendimento, le tematizzazioni. Propongo prima l'elenco e poi entro nel merito di qualcuna anche precisando qualche attività su cui vorrei lavorare con la mia classe. Innanzitutto, sono partita da un elenco di conoscenze essenziali, fondamentali, e sono le conoscenze che ha elaborato Ivo Mattozzi e che trovate sul sito di Clio 92. Da questo elenco ho fatto delle scelte a partire da criteri che non preciso inizialmente, cerco di farli emergere e poi magari li individuiamo alla fine di questa mezz'ora. Allora, unità 1, il mondo attuale, il mondo nel 1500, il mondo nel 1800, patto formativo. Non entro nel merito perché qui ieri Paola Lotti ha già precisato, spiegato il senso di questa operazione. Poi c'è unità di apprendimento di tipo su conoscenze tecnologiche e sociali, quindi la stampa come fattore di cambiamento e le conseguenti trasformazioni dal XV secolo a oggi. Una unità di apprendimento basata su conoscenze culturali, quindi la formazione del mondo cristiano protestante, riforma contro riforma e guerre di religione, quindi tutto il periodo dal 1500 al 1648, a pace di Vestfalia. Conoscenze economiche e sociali, quarta unità di apprendimento, mondializzazione e occidentalizzazione tra inizio XVI secolo e metà XVII, relazioni tra vecchi e nuovi mondi. Quindi conoscenze economiche e sociali, dal mondo agricolo artigianale allo sviluppo industriale, 1750-1900, in realtà si tratta del 1918, in quanto io incluso in questa prima, in questa parte relativa allo sviluppo industriale, le prime due rivoluzioni, arrivando fino alla prima guerra mondiale, perché come vedete uno dei temi che voglio trattare è il ruolo delle donne e nel corso della prima guerra il ruolo delle donne è stato determinante, come peraltro è stato determinante anche nel periodo precedente, come vedremo fra poco. Poi una unità ancora, no, tre unità di apprendimento sulle conoscenze politiche, sono un tema fondamentale del 1800, quindi come vedete sono tre unità di apprendimento che partono da una visione globale, mondiale, per arrivare a quella nazionale. Quindi la prima, trasformazione nell'ordine mondiale all'interno del processo di globalizzazione, dal mondo imperiale regionale al consolidamento degli imperi attraverso la formazione degli stati nazionali, contrasti e reciproche influenze fra le diverse aree mondiali, la rivoluzione americana e la nascita degli USA. La seconda, la formazione dello Stato, dall'assolutismo allo Stato di diritto, includendo quindi le idee dell'illuminismo, le rivoluzioni politiche dell'Ottocento fino a quella russa del 1905, con particolare attenzione alla guerra, alla rivoluzione francese, alle guerre napoleoniche successive alla restaurazione. E poi la formazione dello Stato unitario italiano, la questione meridionale, il divario fra nord e sud. Per ultima la cultura ebraica, integrazione ed emancipazione al tempo dell'unità in Italia. Infine una riflessione insieme alla classe sull'efficacia del lavoro svolto. Quindi un'autovalutazione sia dell'apprendimento dei ragazzi sia dell'efficacia appunto del progetto. Allora, entriamo subito nel merito della prima, la stampa come fattore di cambiamento e di trasformazioni, nuclei fondanti, produzione di beni materiali, parliamo quindi della stampa, e delle grandi della rivoluzione che ha portato, che in qualche modo costituisce un motore per tutte le altre unità di apprendimento successive come fattore di cambiamento. Io considererei questo libro, che è molto interessante, ha un titolo originale, La rivoluzione della stampa, che in italiano è stato modificato a partire da una premessa che scrive l'autrice stessa, Eisenstein,
che dice questa rivoluzione ha portato con sé dei cambiamenti fortissimi, molte variabili che erano presenti da tempo hanno cominciato a interagire in modo nuovo, messaggi vecchi con un mondo nuovo, gli artisti con gli intellettuali, con gli artigiani, il mondo, i predicatori con agenti pubblicitari, insomma vecchie componenti e nuove che lavorano assieme in uno stesso periodo, in uno stesso contesto storico. E questo cambiamento ha portato con sé degli sviluppi che spesso vengono considerati soprattutto sul piano della comunicazione. In realtà Eisenstein mette in gioco alcune altre parole come raccolta, sistematizzazione, standardizzazione, conservazione e recupero, che fanno sì che si possa, secondo me, lavorare con i ragazzi in modo da far sviluppare in loro le loro capacità di costruire connessioni. I ragazzi di solito trovano sul manuale una paginetta e mezza, sul mio ho visto una pagina e mezza rispetto a questo tema, in cui ci sono aspetti tecnici e poi ci sono alcune delle conseguenze. Una pagina molto riposante, i ragazzi l'accettano, la memorizzano, la mettono nella memoria a breve termine per qualche tempo e si ricordano queste informazioni. Eisenstein elenca in questo tomo, che è notevole, serie di cambiamenti che io propongo alla classe e alla loro lettura, quindi alla loro discussione. Quindi grazie a questa invenzione il Rinascimento italiano diventa Rinascimento europeo e permanente, la stampa fornisce i mezzi alla riforma protestante, riorienta la pratica religiosa cattolica, influenza lo sviluppo del capitalismo moderno, dà impulso all'esplorazione del mondo, cambia la politica, la vita familiare, rende conseguibile l'alfabetizzazione universale, permette la nascita della scienza moderna. A questo punto io chiederò ai ragazzi di affrontare in gruppo ciascuno di questi temi, o almeno di sceglierne alcuni. Ogni gruppo sceglie uno di questi temi e prova, anche se non conosce ancora alcuni di questi temi, degli spunti che sono elencati qua perché fanno parte di unità successive, prova perlomeno a fare ipotesi su quali possono essere le implicazioni di ciascuno di questi aspetti. Ora, dal momento che io lavoro, come vi dicevo prima, in istituto tecnico, turistico, come diceva Enzo, e all'interno della classe ci sono ragazzi con varie tipologie di apprendimento e temo che non tutti i gruppi siano capaci di fare un lavoro abbastanza approfondito, anzi rimangano in superficie, allora provo a dare degli stimoli che supportino il lavoro di ciascun gruppo. Ad esempio, sul tema influenza, influenza sullo sviluppo del capitalismo moderno, prova a fare delle domande che li aiutino a ragionare. Come la stampa può influenzare l'organizzazione del lavoro e dei suoi metodi? Rifletti sul significato del termine standardizzazione. Come può innovare strumenti e tecniche? Ti può essere utile utilizzare in modo efficace il termine conservazione. Quale ruolo può avere la stampa per la contabilità, per l'aritmetica commerciale, per la promozione dei commerci, per la pubblicità? Che ruolo può avere la stampa nella conoscenza delle risorse materiali necessarie a uno sviluppo economico di tipo capitalista? La stampa può influenzare modelli di consumo? Come può condizionare i rapporti di lavoro fra operai e proprietari di fabbriche? E quale contributo può aver fornito alle lotte sindacali? Quale può essere la relazione tra la stampa e l'emancipazione femminile all'interno di una società capitalista? Quale può essere il rapporto tra produzione libraria e capitalismo e con la produzione libraria, che è uno degli aspetti dello sviluppo del capitalismo, si modifica il rapporto con il clero? Ecco, non sarà un lavoro lunghissimo, io propongo di lavorare in questo modo. Ogni tema, dopo la discussione, ogni tema viene affrontato da un gruppo di ragazzi, li vedete colorati in modo diverso. Quando ogni gruppo ha organizzato le proprie idee, prova a consegnare anche alcune pagine dopo di questo libro, in modo che possano completare la loro riflessione, e poi chiedo ai gruppi di riorganizzarsi in modo verticale, in modo che si ricostituiscano e in ciascun gruppo ci sia un componente di ognuno della prima tipologia di raggruppamenti, è il jigsaw della tecnica dell'apprendimento cooperativo, e alla fine ogni gruppo deve produrre una mappa o un testo da condividere poi con il resto della classe, in modo che la classe abbia l'idea del senso della
cooperazione, della conoscenza come traguardo obiettivo di tutta la classe, perché io credo che sia importante lavorare anche sulle competenze, lavorare sulle competenze sociali. Dico sempre ai ragazzi che non troveranno un lavoro in cui agiranno da soli, in isolamento, a meno che non vogliano fare l'insegnante di scuola secondaria, di secondo grado. Ok, il secondo, un altro tema è relativo alla formazione nel mondo cristiano protestante, quindi nuclei fondanti, cultura, credenze, religione, religione cristiana. Qui cosa ho fatto? Io prima di tutto mi sono chiarita qual è il significato del termine religione. Come diceva ieri Daniela D'Alola, ho cercato di, attraverso alcune letture, di dare spessore concettuale a questo nucleo, poi di capire, di partire, come dire, di vedere quali sono i grandi periodi in cui distribuirlo, la periodizzazione, e poi trovare le conoscenze fondamentali all'interno di ciascun periodo e dare loro un formato. A questo punto ho proposto ai ragazzi una carta con le religioni di oggi e ho provato a fare quello che Ivo Mattozzi chiama l'archeologia del sapere, quindi a srotolare all'indietro, come se fosse una pellicola, la storia della religione cristiana. E l'ho divisa in grandi periodi, quindi la cristianità antica, dalle origini alla diffusione nell'impero romano, quindi toccando gli aspetti teologici, le eresie, gli scismi, l'impatto sul sociale. Poi il periodo medievale, quando attraverso lotte e conflitti si differenziano funzionalmente i due ambiti, politico e religioso, e poi arriviamo a questa grande diramazione della riforma protestante. E qui, come dicevo prima, cerco di utilizzare, io devo conquistare tutti i giorni l'interesse, il coinvolgimento, l'attenzione, la comprensione dei miei alunni, quindi cerco di utilizzare strumenti e media diversi. Questa volta vedo di proporre un film. Un film perché il cinema, le rappresentazioni artistiche sono importanti nell'apprendimento della storia, perché i ragazzi hanno modi di apprendere diversi. E quindi propongo un film a partire da alcune recensioni che lo presentano come molto didascalico, e questo mi va bene perché è attraverso il film che farò passare la maggior parte di apprendimenti di questa unità, però recensioni che danno giudizi diversi. Uno in particolare dice, in alcune recensioni si legge a proposito di correttezza storica, un film corretto storicamente, e in altre si dice non presenta degli errori storici. Ok, allora andiamo a vedere quale di queste recensioni può avere un valore. Io ho scelto questo film che ripercorre l'origine della riforma, però non voglio passare il messaggio che un film sostituisca un apprendimento trasmesso dalle pagine del libro. Il film genera nuove conoscenze e quindi lavoriamo in questo senso. Allora, qui, come dicevo, come ho fatto prima, divido ancora la classe in gruppi, vediamo una parte di film assieme, poi il resto si trova in YouTube se lo guardano a casa. Però ogni gruppo deve tenere ben presente uno di questi aspetti, e ciascuno di questi aspetti, una volta finita la propria lettura del testo cinematografico, verrà confrontato con altri, quindi con saggi, col manuale, con materiale proveniente da fonti accreditate in rete. Altro aspetto, un film non è solo una fonte storica, ma aiuta anche a capire qual è la visione di un fenomeno in un certo periodo storico. Allora, io ho recuperato alcuni articoli di giornale che sono stati pubblicati proprio nel periodo in cui il film usciva, tra il film del 2003, quindi tra il 96 e il 2005, a cui si vede il momento di crisi nelle relazioni fra Chiesa di Roma e Chiesa protestante, a differenza di quello che i giornali documentano nel periodo attuale. Quindi ragioniamo su questo aspetto, se l'impostazione del film ci aiuta a capire qual è il contesto da cui nasce. E infine
metto in discussione un aspetto, cioè l'ultima domanda in particolare che qui ripropongo. È giustificata e corretta l'enfasi sull'etica protestante o la pellicola è abilmente manipolata? Quindi ragioniamo con i ragazzi intanto su qual è il modello culturale che sta sotto questo film in riferimento alla religione cristiana. Chi lo ha prodotto? È stato prodotto negli Stati Uniti con un forte finanziamento della Chiesa protestante. Ma ancora, gli aspetti che emergono sulla religione cristiana e sulla religione protestante derivano quali da conoscenze, da informazioni, quali da aspetti valutativi, quali da aspetti interpretativi? E vediamo di chiudere con un ragionamento complessivo di questo tipo. Altra unità di apprendimento, mondializzazione e occidentalizzazione tra inizio XV e metà XVII secolo, con nuclei fondanti, società, mondo, colonia, colonialismo. Allora, questi sono i titoli che un manuale che avevo a disposizione, che avevo portata di mano, propone per il periodo della scoperta dell'America, le scoperte e le conquiste. E accanto la riproduzione del geografo di Vermeer, quindi un dipinto del 1660, si vede un'aula che trabocca di oggetti che provengono da altre parti del mondo o che porteranno in altre parti del mondo, quindi mappamondi, carte nautiche, planisferi e poi soprattutto è interessante lo sguardo del geografo che guarda lontano, rivolto a lontano, come se volesse attraverso il suo sguardo appropriarsi di nuove conoscenze, di nuovi mondi. Allo stesso modo io vedo un'analogia con questa carta. Questa è una carta in realtà molto informativa, una carta di Mezzetti, che ha una focalizzazione su questo aspetto, quindi è proprio l'occhio del geografo collocato qua. Oltre alla ricchezza informativa, ci fa vedere tutto il mondo, come dire, a partire da viaggi e da spostamenti che hanno un'origine qui in Europa, in particolare nel periodo nella regione olandese. Ok. Allora, questo è un punto di vista, ma questo libro che ho letto qualche anno fa di Serge Grusinski, Abbiamo ancora bisogno della storia, mi ha fatto fare delle riflessioni molto interessanti a questo proposito. Dice, va bene fare proprio il concetto di punto di vista, perché farlo proprio significa pensare che c'è un mio punto di vista e pensare che c'è un punto di vista di altri. Questo lavoro spesso lo facciamo, perché quando lavoriamo sulle conquiste, sulle scoperte, mettiamo in gioco testi che fanno ragionare e riflettere i ragazzi anche dal punto di vista di altri. Un punto di vista però che è sempre mediato dalla lettura dell'uomo occidentale. Però Grusinski dice non basta, bisogna superarlo. E allora come? Ad esempio, considerare il carattere delle periodizzazioni convenzionali. Parliamo sempre di mondo precolombiano, no, non parliamo mai di Europa precolombiana, però è vero o no che l'Europa ha subito grandi cambiamenti dopo la scoperta delle Americhe? Osservare le aggregazioni che si formano e si disarticolano in periodi diversi sul pianeta. Le nostre attenzioni sono quasi sempre dirette e prolungate sul continente sudamericano e poi sulla parte sudamericana, meno sull'impero cinese. Ad esempio, come mai c'è così scarsa attenzione a questa freccia verde che attraversa, circumnaviga il globo e a tutte queste altre frecce che si concentrano nella parte del sud-est asiatico? Ma ancora, considerare che la natura dei conflitti stabiliti all'epoca influisce ancora oggi sull'ordine mondiale, perché se le relazioni dell'Europa con in particolare il Sud America sono di un certo tipo e non sono dello stesso tipo quello con l'impero cinese, una ragione c'è, è una ragione che ha le sue origini in quel periodo in cui l'impero cinese, a parte forse la guerra dell'oppio, ha resistito alla colonizzazione europea.
e poi evitare di ridurre l'analisi a uno scontro fra colonizzatori e colonizzati. Non è uno scontro fra due parti, ma il mondo, il momento dell'incontro prevede molti altri personaggi, lo scenario è molto più popolato. E riporto qui una pagina tratta da Grudzinski che può essere utilizzata per far riflettere i ragazzi. Intorno al 1517, allora quando le acque cinesi e americane attirano portoghesi e castigliani, i nuovi rapporti che si abbozzano tra l'Europa iberica, l'Asia orientale e l'America centrale mobilitano una pletora di personaggi e interessi. Chi sono i cinesi incontrati dai portoghesi che sbarcano a Canton? Marinai e commercianti della diaspora asiatica, pescatori e contadini delle coste, piccoli funzionari, soldati, mandarini, grandi mercanti della Cina meridionale, pirati di Malacca associati a dei malesi. Chi sono gli indiani che affrontano i castigliani in America? Maya dello Yucatan, cacique plebei del Golfo del Messico, Totonaci, Tlaxcalteci, Texcocani, Messica dell'interno, ma chi si trovano davanti? Con chi si scontrano cinesi amerindi? Conquistadores induriti dal sole delle Antille, indigeni dei Caraibi e già qualche africano, con soldati portoghesi, mercanti di Lisbona e al solito gli immancabili genovesi e veneziani, piloti, commercianti, avventurieri. Ognuno di questi personaggi apre un mondo all'interno di questo scenario. Manca qualcuno. Mancano le donne. Le donne non sono presenti neanche in questo ritratto, sono invisibili, anche se le donne erano ben presenti nella scena sudamericana, centro-sudamericana al momento della colonizzazione. Se ricordate quando Gabriel García Márquez ha ricevuto il suo ordine, il suo premio Nobel qualche anni fa, ha parlato di un continente di donne storiche. E dove sono finite le donne? Tutt'al più sentiamo parlare di Malinche, la donna di Cortés, che è vero, assurge un po' al ruolo di meticciato, di origine del meticciato, ma dove sono le donne che hanno combattuto, che hanno lottato contro la colonizzazione, hanno dovuto subirla, magari anche a prezzo di grandi violenze? Non ci sono. Ecco, vorrei che i miei ragazzi a questo proposito avessero queste consapevolezze, che la svolta verso Occidente non si limita a commerci e conquiste, ma è qualcosa di più ed è l'origine di quei legami che ancora oggi governano l'ordine mondiale. E non ha, in quel momento è una svolta che non ha precedenti nel resto del mondo, soprattutto giusto per quanto riguarda l'incontro fra popoli. E poi che l'Europa in questo momento crea un'immagine di sé che è un'immagine abbastanza brutale e è all'origine di un eurocentrismo che andrà a svilupparsi nei secoli successivi. Parlavamo di donne, di assenza, di invisibilità, di oblio della donna. È assente anche da questo scenario, da quello dello sviluppo industriale. Nuclei fondanti, produzione di beni materiali, società, territorio, ambiente, tracce perché io vorrei ragionare con i miei ragazzi sullo sviluppo industriale proprio a partire dalla presenza delle donne, a partire da loro perché intanto ho a disposizione una mostra, o la città ha a disposizione una mostra che si chiama Ragazze di Fabbrica, che riporta testimonianze dal 1850 al 1950 di donne che lavoravano nell'industria. Quindi la prima parte di questa mostra scorre parallela al lavoro che io voglio fare. E oltretutto la città in cui io vivo e lavoro, quindi dove vivono i ragazzi della mia scuola, che è Genova, ha avuto un ruolo importante nell'industrializzazione, ma soprattutto ha ancora molte testimonianze. Partire dalle testimonianze dirette che sono riportate in questa mostra mi aiuta a utilizzare l'esperienza vissuta facendo a meno di quella lente che è data spesso dalla lettura maschile e quindi immagini e parole quando possibile di persone che hanno vissuto l'esperienza partendo da Genova, ma ampliando poi via lo sguardo dal piano locale al piano almeno europeo. Con un'attenzione, perché è vero, le testimonianze sono dirette, ma anche le foto, sulle foto De Luna ce l'ho insegnato, bisogna fare attenzione. Ho scelto questa perché questa richiede proprio attenzione. Questa donna sembra che
le scarpe, che si prepari più a una soirée che a al lavoro in fabbrica. Poi ci sono due che chiacchierano più in secondo piano, due giovani donne che chiacchierano amabilmente sotto l'occhio del guardiano. Quindi vorrei che i ragazzi si abituassero a essere critici, ad esercitare la competenza del dubbio anche nell'analizzare le testimonianze dirette come le foto. Il bollettino di Clio fornisce nel numero 9 del 2018 un aiuto interessante per il nostro lavoro su questo aspetto. Quindi donna, il concetto di mal sviluppo vorrei, da invisibilità e discriminazione dicevamo prima a concetto di mal sviluppo, cioè tutto quel dispositivo che passa attraverso la cultura, i media, l'economia e che produce un'idea del genere femminile in questo caso. Quindi lavoratori imperfetti che non hanno diritto, solo per essere donne, non hanno diritto ad avere la stessa retribuzione degli uomini, cattive madri, donne che non accudiscono la loro famiglia, che frequentano per lavoro ambienti promiscui, che non si occupano in modo sufficiente con la necessaria cura dell'allattamento o dell'educazione dei figli. E passare di qua per arrivare a dove? Non fermarci qui, ma arrivare a come attraverso questi anni e attraverso quali mezzi la donna è riuscita ad acquisire lo status, vuole acquisire lo status di soggetto civile, sociale, politico, andando a indagare quali sono stati gli elementi di qualificazione, di istruzione, di consapevolezza politica e sindacale, o anche qual è il discorso, la retorica sindacale sul lavoro della donna. E poi, che a me interessa molto, mi piace molto l'idea, quali sono i valori femminili che la donna ha portato nel rinnovamento sociale per l'inclusione nella politica e per la rinegoziazione del proprio ruolo. Mi piacerebbe anche, e questo tipo di attività la propongo spesso, chiudere con un compito autentico. I ragazzi al termine di questo percorso avranno acquisito delle conoscenze che possono mettere a disposizione della comunità. Si chiama service learning, quindi un apprendimento che in qualche modo metto a disposizione degli altri. Non dirò io in che modo, decideranno loro in che modo vogliono farlo. Ecco, dicevo tre unità di apprendimento di tipo politico. Io mi fermerei in particolare sulla prima, abbastanza rapidamente perché il tempo sta passando, perché io voglio mettere in evidenza alcuni aspetti a cui ancora tengo in relazione all'ordine mondiale. Innanzitutto, dal mondo imperial regionale al consolidamento degli imperi attraverso la formazione degli stati nazionali, quindi un passaggio complesso che parte da una situazione in cui ci sono alcuni imperi, ma in particolare vorrei proporre il concetto di regione, non in senso geografico ma in senso storico e culturale. Regioni presenti, ci sono grandi regioni presenti, la regione euroatlantica, quella musulmana, quella dell'Asia orientale, interconnesse, spesso soggette a scambi ma anche a conflitti. Perché il concetto di regione? Perché il concetto di regione mi aiuterà a capire più tardi che l'imperialismo si va a collocare in una situazione culturale diversa e che il risultato dipende da questa interazione, ma anche che quando, a proposito della decolonizzazione, quello che era la ricchezza della regione preesistente in qualche modo riemerge. Ma poi soprattutto, ancora una volta, i ragazzi capiscano che non è solo l'Europa che ha portato i suoi valori o i suoi valori in giro per il mondo, in un'ottica globale. Quindi l'unità di apprendimento si articola in una situazione iniziale, in una situazione finale, attraverso cui passano dei fatti che portano, soprattutto qui la conoscenza principale, quella che riguarda la rivoluzione americana, ma anche haitiana contro la schiavitù, e le guerre napoleoniche, a costruire un concetto di sovranità che sarà la base dei nazionalismi, della formazione delle nazioni in Europa, Grecia, poi Germania, Italia, ma soprattutto ancora prima in Sud America.
e poi a un consolidamento degli imperi, perché il concetto di nazione non elimina quello di impero, anzi, con la diffusione di idee legate all'imperialismo, quindi alla superiorità legata alla superiorità della civiltà europea, l'impero si rafforza fino ai primi decenni del 1900. L'impero è la scelta, non la vittima delle rivoluzioni. E vorrei suggerirvi proprio la lettura di questi due libri. Il primo, perché è l'Ottocento visto da uno storico turco, osservare il lungo Ottocento. Quindi osservare i fenomeni accaduti da un'altra prospettiva. Quanto siano importanti altre civiltà che spesso non consideriamo in questo contesto. Ad esempio, sfogliando il libro, notavo che l'idea che i ragazzi si costruiscono dell'impero ottomano è sempre quella dell'antagonista, o quasi sempre quella dell'antagonista, trascurando ad esempio invece importanti movimenti di riforma che sono nati proprio lì nel periodo che noi stiamo approfondendo. E il secondo testo, Méditerranée et une histoire partagée, scritto da un gruppo di storici che vivono su entrambe le sponde del Mediterraneo, riporta dei documenti, tra gli altri la Costituzione ottomana del 1876. Ultima unità di apprendimento, la cultura ebraica. Questo, la parola chiave, qui il nucleo fondante, discriminazione, integrazione. Questo perché? Perché in genere i miei alunni mi chiedono: ma perché proprio gli ebrei? E un'altra constatazione: perché sempre gli ebrei morti? Gli ebrei sono una cultura che ha una lunga storia, e quindi io provo almeno in tre volte nel corso dei cinque anni a ripercorrere dei momenti fondamentali, quello iniziale, quello nel Medioevo e quello poi naturalmente finale, ma nel corso dell'Unità d'Italia c'è stato qualche momento importante, soprattutto nel momento in cui i Sabaudi, con i loro decreti del 1848, concedono la parità giuridica. È una parità giuridica a carattere contrattuale che nasce da contrasti, il Pio IX che abolisce il ghetto, ma ha il risentimento del popolo cattolico che chiederebbe sì l'uguaglianza, ma a condizione che della conversione, o perlomeno di un cambiamento culturale forte che possa inserire la cultura e gli ebrei viventi nel territorio a pieno titolo nella cultura dell'epoca. Un inserimento che è osteggiato anche da persone di rilievo come Per Capponi, e che conduce quindi a una integrazione, a un nucleo fondante che si interseca con assimilazione, emancipazione, in modo che i ragazzi imparino le varie sfaccettature di questo aspetto. Ultima, vi avevo detto che avrei lasciato alla fine i criteri. Io credo che per la mia storia di insegnante e per la mia storia con Clio, penso che siano importanti tre parole chiave, tre criteri. Quello dell'inclusione, inclusione intesa in senso ampio, tutti i soggetti presenti in classe abbiano il modo di inserirsi in questa storia. Nella mia classe, in una delle mie classi, ci sono più ragazzi provenienti da famiglie straniere che non da famiglie italiane, ma anche di inclusione del più possibile soggetti che abitano la scena della storia, non solo i soggetti che emergono tradizionalmente dai libri, come l'esempio è stato quello della donna. Quando all'inizio, in prima, chiedo: ma come mai in questo capitolo non si parla di donne? I ragazzi mi rispondono: forse perché le donne in quel periodo non facevano niente. E questo mi dà l'idea della loro idea di donna, ma anche di storia, chi è che fa la storia. Quindi a questo punto io vorrei che loro avessero un'idea diversa, in quarta, di chi è che fa la storia. Il secondo criterio è quello della cittadinanza consapevole, critica, attiva. E il terzo è quello di ragazzi che sanno riconoscere le interdipendenze, perché sanno costruire connessioni tra i fatti storici. Credo che sia un aspetto importante per l'esame di Stato che andranno a fare l'anno successivo, ma soprattutto per capire il mondo una volta che usciranno da scuola. Grazie.